Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Salemi, nel corso di un servizio straordinario finalizzato al controllo della regolare attività di raccolta e gestione delle scommesse sportive, hanno svolto, insieme agli ispettori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un accesso ispettivo presso un locale di centro scommesse. Durante il controllo, il personale operante ha accertato la presenza di violazioni di carattere penale. Infatti, la raccolta delle scommesse sportive veniva esercitata in assenza della prevista licenza del questore e all'interno del locale non era esposta la tabella dei giochi proibiti. Per tali motivi, il titolare della citata attività è stato deferito in stato di libertà. Sono state inoltre rilevate diverse violazioni amministrative, per cui sono state elevate sanzioni per oltre 56.000 euro.